Il n'y a aucune preuve que l'assassinat d'une religieuse italienne à Mogadiscio rentre dans la polémique actuelle entre le pape et le monde islamique. Mais indubitablement, ce meurtre est mal tombé quelque part. Il a eu lieu hier dimanche après les paroles du pape à l'Angélus. Et par conséquent, un lien immédiat a été fait. Pourquoi ? Parce qu'ici au Vatican, on est extrêmement inquiet pour l'avenir des minorités chrétiennes dans les zones musulmanes. Et par conséquent, ce meurtre pourrait être le premier signe d'autres tentatives physiques contre les chrétiens. Io posso adesso esserci ma tra un minuto no. Però nonostante questo ecco c'è di una certa tranquillità che poteva preludere a qualcosa. Cioè lei stessa ha perdonato. C'erano le nostre due sorelle vicino a lei, l'hanno presa per mano e le hanno detto: Leonella, siamo qui con te, coraggio, devi farcela. E lei, le ultime parole che ha detto sono state perdono, perdono, perdono. E questa è stata la sua vita, questo per noi il suo testamento. Non è così. Hanno attentato al presidente della Somalia, perciò a uno di loro. Questo sono fatti dentro la stessa storia di dolore e di guerra del popolo. The woman who transmitted the life that she lived, the relationship with God that she lived, the desire to give life, and that's what she passed on to us.